Ciao, benvenuto in un tutorial di improvvisazione. Vediamo applicazione sugli accordi minore settima, questi qui. La minore settima, re minore settima. Vediamo in La minore settima è inteso come secondo grado di Sol maggiore, no? Eccetera. Nella descrizione ti metto i video sull'armonizzazione della scala e comunque ti invito a seguire le playlist nella descrizione del sito giambirobruno.it, dove trovi tutte le lezioni, i corsi e le playlist. Ok? Guarda la descrizione, grazie. Vediamo invece la lezione di oggi sull'improvvisazione. Per chi soprattutto utilizza le pentatoniche, già c'ha una certa pratica, no? In La minore, ti propongo di integrare insieme alle pentatoniche gli arpeggi relativi all'accordo, quindi in special modo vediamo con lo string skipping come sia applicare un arpeggio saltando le corde ed è molto simile alla pentatonica l'applicazione. Quindi è sull'accordo della minore settima, al quinto tasto. Vedi, facciamo questa diteggiatura qui. Sesta corda, quarta corda, seconda corda, bello, no? Possiamo suonarlo legando con la pena alternata. Proseguendo sull'accordo della minore settima, suoniamo le note di Do maggiore. Quindi suoniamo, invece di fare tutto l'arpeggio, oppure facciamo sesta corda, quarta, unendo i due, brevemente ti faccio sentire com'è l'effetto. Quindi se utilizzo solo il La minore è banale, no? Qua c'ho il microfono, non riesco a... Abbiamo un bel effetto facendo, applicando La minore, La, Do, Sol, La, Mi, Sol, Do, Mi, Si, Do, Sol, Si. E l'arpeggio è di Mi minore, settima, Mi, Sol. Vedi, faccio sesta corda, quarta e seconda. Mi, Sol, Re, Mi, Si, Re. Ottengo tutte note, tonica, terza minore, settima minore, tonica, quinta giusta, settima minore, terza minore, quinta, nona, questo. Quindi nona, terza minore, settima minore.
In pratica abbiamo solo tonica, terza minore, settima minore e nona. Queste sono le sonorità, i colori che applichiamo sull'accordo minore settima con queste semplici diteggiature che somigliano alla pentatonica. Qui al dodicesimo tasto abbiamo Mi, Sol, Re, Mi, Si, Re. Ha un bel effetto, no? Io ti ringrazio per essere stato con me. Ti invito a iscriverti al canale cliccando sulla campanellina, di visitare giambierobruno.it tutte le playlist e tutti i corsi, corso solista, improvvisazione jazz, armonia. E noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao!